Quella, benvenuti. Oh, non ci sono. Vai, cominciamo bene. Benvenuti a questa rincoglio live. Ho poca voce. Sono rintronato perché ieri sì, c'era un compleanno. Dai, vediamo se riesco a mettermi. Vediamo se oggi ho problemi. Cioè. Oh, eccomi qua. Normalmente non streamo neanche la domenica, specialmente in queste condizioni. Però devo finire assolutamente questo pezzo il prima possibile. Devo cercare di finire entro martedì, credo. Sì, martedì. E in realtà abbiamo quasi finito, manca poco, quindi let's go. Funziona di nuovo la palette cam. Eccola qua. Yeah, yeah. Funziona io, cioè funziona la mia webcam. Io non funziona molto, ma va bene. Ho proprio la voce giù, ma non ho preso particolarmente freddo e non mi sono sgolato. A una certa mi è andata di traverso la birra e basta, ma fa cappato la gola. Forever. E niente, qualità, questa è la qualità dello streaming che noi cerchiamo. Però comunque dai, andiamo avanti qua, andiamo avanti bene, si spera. Ne prendo di più di ciuffetti. Cosa manca qui? Facciamo un recappino. Il muretto. Raga, madonna, non ce la faccio a parlare. Oggi ascoltiamo musica. Allora metto musica un po' più bella perché mi sta un po' deludendo questo mix. Potrei andare sul sicuro. Dai, andiamo sul sicuro oggi con il classico Towards Aldebaran. È tanto che non metto le musiche di Skyrim delle taverne. Proviamo? Dai, riproviamo con le musiche di Skyrim delle taverne, che mettevo sempre all'inizio. Music Stream Fantasy. Mettevo sempre all'inizio. E poi ho smesso a un certo punto perché ho voluto portarvi la mia expertise nella Psy, la mia knowledge. Però, non lo so, forse ho voglia di ballare. Cioè, di ballare, di stare. Vabbè, vediamo, proviamo. Ecco qua. Vediamo se il volume... No, mi sembra basso. Sì, devo alzare ancora un po'. Voilà. Sì, va bene. Ok. No, ancora di più, dai. Spero più alto ancora. Sì. Ok. Finiamo con le erbette, mettiamo altra materia vegetale scimmiante. E che faccia ciò, vediamo. Passabile. Sì. Ma sì. E, muretto, bordo. Volto. Potevo anche incollarlo un po' più, vabbè. Volto, ha un difetto questo pezzo, cioè ci sta l'inclinazione, ci sta, però è molto in ombra il viso, avrebbe dovuto forse essere tutto un po' inclinato un po' più per di qua, però se lo faccio adesso spacco tutto, comunque ci sta, funziona. Beh, comunque finiamo la criniera, c'è da dare un pochino di pulizia a ste parti qua, l'occhio della madre. Il volto che, vabbè, è scolpito male, quindi la devora, la si può lasciare così.
la spada fondamentalmente, e poi qualche ritocchino qui c'è un po' di, qui c'è da ritoccare un po', qui c'è da ritoccare un po', finire qua dietro, ma vabbè, quello super easy, lo si fa in un attimo. Mi si sente se parlo? Sì, dai, mi si sente. E niente, let's go. Ci tengo, cioè avrei potuto farlo fuori live, visto che, come sentite, non è che sono al massimo. Però dai, l'ho fatto tutto in live, lo facciamo tutto in live. Ci sta. Cioè, finora l'ho portato tutto. Questa roba ce l'ho veramente in your face, anzi, in my face. Ok. Ciuffetti verdi, verdizzanti. Ho bisogno di più verde in sta vasetta. Ho bisogno di più erba. Ho bisogno di più erba in questa vasetta. Tanto è 18 più la live. Poi fatemi fare un po' lo scemo, ve ne prego. Visto che c'ho la voce così, cerco di parlare poco, finché almeno non c'è qualcuno che vuole chiacchierare. E chilliamo nella taverna di Skyrim. Ho un po' di delay, mi sembra. Vabbè, passabile. E poi comunque c'è poco da fare. No, era meglio prima. Continuo a non vederci bene da un occhio. Cioè è la live della speranza. La live della disperazione. Mi sono tra l'altro reso conto che ieri avevo messo la musica direttamente da OBS e mi ero dimenticato perché non lo facevo, perché poi rimane nel VOD. Per fortuna era doppia, quindi non me l'hanno mutata. C'era sia la musica dell'Ale, il mio amico, che la musica che stavo ascoltando direttamente in live, che era Tristan. Per fortuna, essendosi mischiate, l'algoritmo non ha riconosciuto, cioè non solo non l'ha riconosciuta, effettivamente non era una musica copyrightata, perché era doppia, quindi come fai, come può essere copyrightata? Però il VOD ha una musica un po' disturbante, perché è doppia e si interseca un po' male. Mi ero dimenticato di questo fattore. Mi ero dimenticato di questo fattone. Si vede? C'era giusta inquadratura, sembra di sì, dai. Aumentiamo un pochino la ciuffettanza qua in giro. Questo l'olio. Poi c'è sto bianco che è eternamente disturbante in questo momento, dà veramente fastidio. Ah, dobbiamo anche fare un po' di lavaggio a pigmento per queste rocce che sono un po' troppo in your face, un po' troppo grigio nero. Bisogna risfumarlo un po' come colore. Se lo fosse perso nelle live precedenti, ok, non ci vedo bene perché mi sono ferito un occhio.
mi è finito dentro un qualcosa che al pronto soccorso mi hanno detto essere ruggine, un microframmento, ma proprio davanti alla pupilla. E quindi mi ha cambiato il visus, dovrebbe star guarendo, cioè non mi fa male, devo stare un po' attento come apro, chiudo, se è secco, ste robe. Mi dà, però mi do fastidio visivo, non ci vedo bene. E voi capite che nel modellismo non è il massimo. Porca vacca. E dai. Ok. Sto insistendo molto con questi ciuffetti perché ho bisogno di più verde. Voglio molto più verde in sta basetta. E la materia vegetale altra che ho in realtà è tutta su toni di materia vegetale secca e quindi marroncini. Meglio. Veramente presepico. Cioè la presepia, abbiamo la presepia. La pisapia. Allora, finiamo la terra. Poi do... non lo so. Dovrei darlo alla fine, il bordo nero. Però non ce la faccio più a vedere sto bianco. Mi sta dando alla testa. Vabbè, finiamo qua. Questo classico olio. Bene, c'è un po' sto muro, dai. Il muro mi ha dato un po' di pensieri nello scegliere la tonalità. Ho deciso di fare una base come questa, con questo,
fare un po' di sfumata con questo, proprio un muro di mattoni, però vediamo un po' come viene, se mai cambiamo. Penso che darò anche una bella ombra ad aerografo, un po' tutta la basetta in realtà. Da qualche pensiero tra realismo e giusto colore. Non deve essere troppo saturo, che poi toglie troppa, toglie troppo interesse e focus rispetto a un pezzo. E lo voglio un po' scurino in realtà. Io come sempre, cioè questo è il colore iniziale, poi io vado all'ingiù, no? Parto dal chiaro e vado allo scuro. La parabola del villain. D'altra parte è palese che io sia un villain. Ma che è palese? Questa cosa qua, una mia amica aveva 13 anni, io ne avevo 15 tipo, no forse io ne avevo di più, però vabbè. È rimasta nella storia sta roba perché eravamo al mare e beh, ovviamente le solite storie da adolescenti. Ma non lo so, mi viene dietro di qua di là. E io e un altro mio amico abbiamo detto a sta qua, ma sì dai è palese che ti viene dietro, è palese che ti viene dietro. E lei ha risposto, ma chi è palese? Carina. Ma chi è palese? E ci è rimasto. È rimasto nei successivi 20 anni e passa, 25 anni. Ma chi è palese? Evil Lols. Laughing in Evil. I'm laughing in Evil. Ok, la tonalità non è male. Cioè questo è un buon risultato. Ma raga, c'ho un sonno. Non ho mal di testa, ma sono veramente appesantito, sonno. Si vedrà anche dalla faccia. Non ci vedo neanche fin là. Non vedo bene lo schermo e questo mi salva dal vedere la mia faccia. Sono in posizione rilassata anche qua sulla sedia, non potete vederlo, ma sono sbonked. Vediamo un po' qua. Proviamo prima da dietro. Proviamo prima da dietro. Anche dietro, dai. Poi potrei andare con un bel marroncio. Senza esagerare con la saturazione, perché c'è sempre il problema che... qua è difficile andare, attenzione. Poi sto cazzo di monoblocco di ferro. Scomodissime le miniature di metallo. No? Prima o poi le bannerò dalle mie commissioni. Banno il metallo, no clickbait. Carino. Carino. Devo scurire molto, ma carino. Molto chiaro, però bello. Proviamo un marrone adatto. Ah.
mi schiamo Albert Hammer, il classicone, il classico Albert Hammer. Si vede la palezza? Si vede? Per chiedere al mio amico Sixt, che è uno che passa di qua ogni tanto e che vi invito a seguire, The Sixt Undead. Cosa hanno usato? Se non sbaglio ce l'ha lui, ce l'ha anche Veronica. Veronica V, vi consiglio anche molto molto intensamente di seguire Veronica V, che è bravissima, bellissima e simpaticissima. Hanno delle bellissime scritte nelle emote. Vorrei chiedergli come hanno fatto, cosa hanno usato, così lo faccio anch'io. Troppo chiaro, tutto troppo. Adesso do un bel filtro ad aerografo. Bel filtro. Bel filtro ad aerografo. Sto andando abbastanza a caso, devo dirvelo. Sto vedendo un po' dove mi portano i colori. Che è una cosa anche abbastanza poetica, se vogliamo. Sento degli uccellini, non capisco se sono nella musica o se sono fuori qua. Verde, dovrei asciugarlo il muro. Non ho un verde qua, ma siamo sicuri. Veramente. Però sì, devo asciugarlo prima.
intanto faccio il bordo nero anche, perché anche quello mi sballa la visuale, non capisco. Da aerografo chiaramente. Se mai poi se lo pastugno troppo, alla fine ci ridò un colpetto. Oh no, comincio ad aver caldo. Beh, nice suppression, perché non va? Ok. Non ci vedo tanto bene oggi, è un problema. È anche una questione di luce. Là. Mi spiace che probabilmente finirò il pezzo da solo, qui, con me e il mio medesimo spettatore. Devo studiarmi molto bene quale sarà il prossimo pezzo da portare in live, perché appunto con le commissioni non ci sto tanto dentro. Non sono riuscito... Questa è una missione di fallimento. Non sono riuscito a diventare abbastanza veloce da far sì che in live, da far sì che le commissioni in live siano sostenibili. Cioè lo sono, per carità, però si genera qualche problema anche di consegna, no? Che alla fine poi mi incaponisco giustamente e voglio farvi vedere il pezzo finito completamente in live. A parte che mi perdo tantissimo, dovrei forse cercare delle cose tematiche, non lo so, ci penserò. Un po' mi perdo spesso a parlare tutto quanto, quindi uno che è veramente interessato a vedere come si fa ha un sacco di content inutile. Un po' io sono troppo lento, però d'altra parte sono qua in live a chiacchierare, no? È il senso della cosa, più o meno, non lo so. Dovrei fare i video editati, quello di sicuro. Dovrei fare io gli excerpt e poi prendere queste parti delle live e postarle su YouTube. Vabbè, sì, però. Easy peasy, no stress. C'è un bel colore d'ombra, il solito burnt umber e nero. Il colore d'ombra globale. Anche fare gli editing dei video, una roba lunga.
I Wanted Scooter. Sta rompendo il tappo magico, che è un pezzo di polistirene. Schiaccio, schiacciato sopra. E i tempi che furono. Importante, non ho mai fatto notare, il tappo qui ha un buco per far fluire bene il colore. Perché il microfono non fa la noise suppression? L'aerografo non dovrebbe sentirsi così. Boh, vabbè. Nice. Mi piace abbastanza. Va bene. Va bene. Va bene. Sono neanche tornato così tardi ieri, anzi, cosa saranno state le due e mezza, presto, ho bevuto tanto, distribuito in tutta la serata, ero a Leoncavallo, non ci andavo da 20 anni, tipo, una serata, era un compleanno, e poi c'era una serata Tecno CH, Tecno K.
Porco zio. Là. Nice. Penises are the best. Mi si chiudono gli occhi, secondo me si vede. Non cos'è? Scusate. Scusassero. Penusis.
Nice. Ho fatto una cosa che vi spiego, molto importante, molto interessante per chi usa l'aerografo. Mai iniziare la spraiata direttamente puntando al pezzo. Io adesso, prima ho fatto così, lo vedete sul pollice, prima faccio così e poi vado sul pezzo, perché se c'è qualche gocciolina rimasta sul lago, uno spruzza direttamente, fa partire la gettata direttamente sul pezzo e spara tutte le goccioline sul pezzo. Sono andato in fissa con l'aerografo. Questa fase di ombre globali è molto importante. Ed è bene farla, a parte qualche colore. Vedete, sto andando addirittura sul bianco-azzurro col marrone. Se stai attento non sporca. Come un bravo cagnolino, un bravo animale domestico. E contribuisce molto a dare omogeneità ad atmosfera. Cioè, i colori sono tutti diversi, però non c'è niente davvero fuori posto, perché hanno tutti un'ombra comune. Farò diversamente sulla spada, però, per esempio. Ma va bene, anche perché avrà un osl oltretutto, quindi ci sta che sia leggermente fuori contesto, no? Staglia di più. Vorrei metterlo quel suono di barbero. Il porco è morto. Metterò. Zio Tobia, non ho pulito l'ugello, sono stato pigro e ho fatto un errore. Questo è un errore del cazzo. Questo è un errore del cazzo. Lo potevo evitare. E vabbè, vediamo se riesco a correggere. Sono stato pigro e sono stato punito. Mi sono autopunito. Non ci vedo bene oggi proprio. C'ho l'occhio malandato che...
Devo informarmi prestissimo per andare a una visita. Vabbè, dai, ho recuperato. Anzi, facciamo così. Mi autopunisco. Cioè, mi autopunisco, diciamo. Recupero il mio misfatto. Andando a curare maggiormente quella parte, ancora di più di quello che dovrebbe essere. Però no, non ho bisogno di questo colore, ma ho bisogno del nero e del bianco. Sì, sono pigro oggi. Non ho neanche messo l'acqua nella wet palette lì in fondo, non ho voglia di tirarla fuori. Cioè, in realtà dovrei allungare il braccio due volte, una volta per prendere la wet palette, una volta per metterci l'acqua. Però sono stanco oggi. Ragazzi, non siate me, non fate come me. Abbiate successo. Scegliete la vita. Live to win. Devo troppo comprare i pennelli. Ho mesi che lo dico. Cioè, guardate con che roba sto dipingendo. Guardate con che roba sto dipingendo. Dai, metti a fuoco. Zio? Cioè, vedete che non ha la punta. Si può dipingere con la punta così. Spoiler, no. Non si può e non si dovrebbe, è un insulto. Non ho un pennello. Ah, questo. Ah, questo sì. Sta un po' meglio. Non molto, ma un po' meno.
andiamo bene qua. Ok, era tutto partito da ho bisogno di un po' più di verde. Non so come sono finito qui, ma continuo ad avere bisogno di un pochino di voilà, guardate questo vecchio colore. Crema di pistacchio. Ah, pasta di mandorle. Un bel colore questo. Un foundation. Adesso si chiamano base di foundation. Si chiamano based. Metto un po' qua che fa il muschio. Selvaggio. Muschio. Only babushka can judge me. Sto dicendo cose a caso completamente oggi. Cambiate piede. Voilà. Buono, buono. Sto dando il pennello nell'occhio. Ci manca l'occhio buono che è il destro. Ci manca che faccia un plane. Dai, questa basettina è simpatica, già così. Andiamo ai tocchi finali adesso. Poi andiamo ai tocchi finali a Mister. Spada, occhi, qualche arzigogolo sul... E in realtà c'è da finire. Questa parte l'ho riguardata e non mi convince. Al 100% rende bene in video, ma... Scusate, ha bisogno di qualche retouch. Sai com'è scolpito in me? Cos'è sta roba? Cos'è qua? No, c'è il verde ancora. Cos'è? Cosa mi rappresenta? O lo fai bene o non lo fai? E infatti è tutto sporco. Essere secondo loro forse la piega, non lo so, ma è un fail. Thank you.
sto facendo veramente la live completamente solo. Ci sta, ma strano. Così è un po' più interessante. Troppo scolpita male la... Ah. Bello, dai, funziona. Va bene, dai, materia vegetale. Più erba. Più acqua anche che dovrei pigliare. Materia vegetale. Alla fine i muschietti non credo che servano. Serve qualche cespuglietto, rametto. Dov'è la roba? Non qui. No, perché? Il camera è stopped working, perché? Come ieri. Non si riaccende. Non ho voglia di restartare tutto, raga. Perché sto programma fa così cagare? Allora, facciamo così. Oggi non ce la faccio a restartare tutto. Tolgo l'acqua cam. Disconnetto.
adesso. Facciamo così. E adesso facciamo così. Ok, per ora ci siamo salvati. Ho dovuto togliere l'acqua can, però adesso prendo un po' di roba vegetalia. Punito, appena ho fatto, appena detto più erba, tac, qualcuno, o l'hacker, o l'hacker che mi sente. L'hacker. Allora, qui ho tutto un po' di roba da scegliere, ve la faccio vedere. Non si vede una mazza. Ah, posso togliere lo zoom? Potrei usare un po' di questo. Già uno staccato, quindi uso quello già staccato. Queste spighe. Non esagero perché è un pezzo da gioco, quindi viene toccato. Le spighe. Ci vuole adesso qualcosa, un cespugliotto interessante. Un po' esoterico, un po' inusitato, inusuale. Questo sarebbe fighissimo, ma ha il pelo troppo lungo e per un pezzo del genere non va bene. Bomba. Però servirebbe qualcosa di un pochino più strano, cioè con una forma un po' diversa, perché quelli sono tutti sulla stessa falsariga. Au! Qualcosa mi ha morso! Come si chiama quel film? Forrest Gump. Dovrei andare a caccia di nuova materia vegetale. Dovrei andare a procurarmi dell'altra erba. Erbe ed erbacce ed erbetti e semini. Questo chi è? Ma sempre... Vabbè, dai, ci bastano quelli. Metto anche questo, magari. No, si è sfaldato. I semi anche spesso hanno forme fighe. Ma sì, dai.
Tengo anche questo. Va bene, dai. Siamo tematici. Niente di strambo, tutto a tema. Oddio, questo è un po' strambo, potrei usarlo. Un pezzo di cardo. Non lo so. Forse è troppo delicato. Boh. Se invece andassi di questi teneri fiorellini ml, questo l'ho già preso. Un ramettino di questi. Ma no, dai. No, va bene così. Roba troppo delicata, poi da gioco si disintegra. Interesting. Dai. Porca miseria. Vabbè. Dai. Non lo so, no, questo non va bene. Se ne frega. Sì. 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 Eh già.
Questa è Attack Gel. Questo è pericolosamente vicino. No, non lo posso metterlo. Appena uno lo prende, lo spezzo. Vabbè, non lo so. Ma ce lo lascio, dai. Facciamo che lo incollo anche dietro. Yeah. Interrompo il silenzio stampa solo per dire, stavo facendo una serie di riflessioni, di pensieri interni. Andate a trovare il mio amico Evendurias sul suo canale. Adesso provo a fare lo shout, vediamo se funziona. Che è una gran persona. Allora, mi sto facendo incazzare. Appena finito di incollare faccio lo shout. Quasi finito.
Ah, devo fare lo shout. Ciao. Sì. Niente. Vabbè. Sulla cosa, sul cosino ha funzionato. Vabbè. Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco. Allora, dicevo, ci siamo più o meno. Non vedo bene. Allora, c'era a finire il volto, la spada indietro, però il volto. Io sono molto indeciso su sti arzigogoli che avevo detto che facevo, però quel tabarro sta già bene così. O li faccio solo dietro sul sederino del cavallino, ci potrebbe stare. Continuo a non vedere tanto bene, io purtroppo mangio proprio qualche difficoltà visiva. Dai, 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 che ci siamo. 15:52. Dai, dai, dai. Dai, live to win. Allora, il volto di questo motherfucker.
Yes, tell those motherfuckers. Non vedo niente. Pezzo di niente. Molto arcigno. Va già abbastanza bene. Ma prova a fargli le pupille direttamente, dai. Sarà dura, sarà dura. Ma al solito per la scultura. Utilizzo questo povero pennello, veramente ha bisogno di qualche pixel. Cioè, guardate qua, smangiare, è vecchissimo, è distrutto, però è la punta migliore che ho in giro, anche se delle setole così non tengono il colore. Boh, proviamo. Mamma mia, no, è fondissimo. Non riesco, non capisco. È imprecisa la scultura, imprecisa e incassata. È una combo letale. E io non vedo. Cioè, è fantastico. Sta andando insieme la vista. Allora, questo pennello bocciato. Proviamo questo. Non sta messo molto meglio. Mamma mia, guardate qua. No, monoblocco, no. No, non posso usare sto pennello. Anzi, meglio se... Mamma mia. Qualcuno dia un pennello a quest'uomo. E come faccio? Anche questo? Devasto? No. Vediamo. Sì, ma non ha la punta. Vabbè. Oh, Fabri! Grande! Ave anche a te. Oggi sono super chilloso, sto parlando pochissimo, perché... ce l'ho fatta! Dai, uno. One left. Sono... è un po' stravico. Vediamo. No, non va tanto bene. All'occhio pazzo. Un super chilloso perché sono molto rincoglionito da dopo ieri sera. C'è stato un compleanno e non ho più l'età. Però vabbè. Niente di problematico davvero. Infatti sono tornato in grande stile a... Ma questo è... No, non devo usare questo. Sono tornato in grande stile a fare musiche di Skyrim che mi rilassa. Grazie per essere qua comunque. Questo di Ave Satana, prima ero sul canale di Il Satana. Noi adoriamo Il Satana. Chi è quella faccia?
Shutsbot 6. Che è? È di quelle di Twitch o è di un canale? Ho dovuto far sparire l'acqua cama oggi perché ho di nuovo avuto problemi tecnici come al solito a un certo punto e quindi l'ho dovuta togliere. Cos'è quel coso? Vai, proviamo. In realtà abbiamo quasi finito qua quel pezzo. Oggi ho fatto. Ho finito la basetta. Purtroppo vedo. Non so se c'eri. No, mi sa che non c'eri quando ho detto che non ci vedo bene. Mi sono ferito a un occhio. E. Non ho la vista perfetta in questo momento. Quindi quest'occhio qua vedo sfocato. Quindi ho un po' di difficoltà. Bello sbatti ferirsi agli occhi, cazzo. Cosa vorrei giocare adesso dopo Elden Ring? Dicono comunque che tornerà a posto la vista. Però, nel dubbio, voglio farmi fare una visita. Il problema è che visita in Servizio Sanitario Nazionale, prima disponibile 20 luglio. Magari prima, raga. E quindi vabbè, devo attivare una roba del lavoro, una specie di assicurazione, un fondo, una cosa del genere, per andare privatamente, ma in modo economico. Ho abusato della Play, nel senso che l'hai rotta. Ci hai giocato troppo e l'hai fusa. Ma tu hai la Play 5? Sei uno dei fortunati. Mi sa di sì, perché Elden Ring è solo Play 5, mi sa. No, non lo so. Non sono sicuro, potrei aver detto una cazzata. PS4. Avevo detto una cazzata. Sono ancora alti i prezzi del PS5, non lo so. Hanno fatto restock, non ho più seguito. Ho seguito un attimo all'inizio quando c'era sta storia della shortage. 5 la prendo, se torno a produrla quando esce God of War Ragnarok, ok? God of War me ne hanno parlato tutti molto bene. Quello precedente, quello sui vichinghi. Diciamo. Oh, qua ci siamo quasi, Il viso è fatto, gli occhi a posto. Devo scrinierare un po' la criniera qua. È sempre praticamente introvabile, vedete? E non so quanto potranno migliorare le cose, considerando la situazione politica globale. Mala tempora currunt. Ma non ci avevano pensato a una mossa? Non lo so, credo che non avessero pensato alla shortage di componenti, immagino. Cioè, non penso che sia stato voluto lanciare la PS5 e poi non poterla commercializzare. Che bel ciuffo che c'ha sto cavallo. Il ciuffo è scolpito bene rispetto al resto.
detto Elvis. Guarda te che ciuffanza. Meraviglia. Poi tra l'altro devo... di solito io non streamo la domenica, non streamo nel weekend in generale, però devo finire questo pezzo, siccome l'ho portato tutto in live, volevo farlo completamente in live anche per avere, diciamo, il processo salvato, no? Sembra Fonzi, ma vero? Guarda te. Ehi. Ehi baby. Ma vero, c'è la mia collega siciliana. Ma vero, è vero. Jack Horseman, sai che non l'ho mai visto, ma deve essere figo. Solo che mi sa che è un po' troppo sad per me. Vedo che è molto intelligente, ma mi sa che è un po' troppo presa a male. Ho bisogno di good vibes. Principalmente lo vedo nei meme, in realtà, molto usato. Ma non fa impazzire, sad non direi, ah ok. Allora sono i meme che si... Anzi, i meme, diciamolo giusto, sono i meme che si focalizzano. Perché lo dico perché mi ricordo Fabri quando mi avevi detto no, ti prego, non dire meme, una volta che avevo portato la macchina. I mimi. C'era un meme del bambino che diceva Mimi, il padre che gli chiedeva ripeti cosa hai detto Mimi, e c'era la mano che volava, la mano col motion per la sberla. Bravo. Sono i mimi che si, i meme che si focalizzano su sull'aspetto sad. Tra l'altro si sono... No, la Polonia mi stanno scammando. Primi di maggio dovrebbe essere disponibile il disco. Allora, doveva essere finito stampato il 27 aprile. C'è uno slight delay, primi di maggio. Mi ho scritto venerdì, ho scritto proprio any news. No, ha risposto. Allora, polacchi, state scammando i soldi. Voglio il mio cazzo di disco. È un'epopea sto disco, cioè. Quando arrivano sboccio, anche solo perché abbiamo finito veramente. Quindi, che manca? Dai, faccio sti ghirigori perché veramente mi stanno è un tarlo che ormai mi rode da dentro. Sta cosa di sti ghirigori che non ho voglia di fare, non sono sicuro che andrebbero fatti, ma alla fine faccio. A me stava scammando una label cieca. In acquisto, immagino. Beh sì, perché tu non... A meno che non ci sia un tuo occulto progetto black metal esoterico nascostissimo. Come mai non ti stavano mandando i dischi? Oh, io ho pagato, dovevi dirgli. Ti ricordi? Oh, io ho pagato. Prendo tutti i CD, tiro un pugno, rubo tutti i CD.
Vogliono sul sito, mando soldi, mi dicono che non li hanno ricevuti. PayPal. Infami. Poi ho minacciato di smerdare in giro e due giorni dopo. Ah no, scusa, adesso ci sono. LOL. I'm so Sagittarius, sorry. Tutto bene. Anche cancellare l'ordine. Chissà perché. Ti immagino casa piccola, cioè distro piccola. Poi voglio dire, con PayPal non è neanche, cioè, è tutto registrato. Come fai a voler fare ste robe qua? Piccoli e bastardi. Siete dei piccoli bastardi. Non so se te la ricordi quella storia lì. Un prof di musica. Lei è un riccone, prof. E non approfondisco. Come Gogo quando è venuto qua l'altra volta. L'altra volta ho rivisto Gogo e mi ha detto, però te sei un po' uno stronzo. Sono venuto in live solo perché ho fatto una battutina. Tu, no, no, mi dissocio. Completamente impreparato al luogo in cui era. Cioè proprio pam, non mi ricordo esattamente cosa aveva detto, ma era una roba pesantissima, cioè. Con altra gente presente. E io anche che ho detto, no no Goku, non possiamo più far così. E uno che mi ha fatto notare, non più. Una ragazza, una mia amica qua. Di anni vibrato, sì, sì, è probabile. Ma ancora peggio. Anni vibratori, ma non in senso positivo. This but in a bad exception. Non è più tornato quel bastardo. Adesso lo tiro in mezzo. Ah, per chi fosse all'ascolto è un mio caro amico, non è che. Cioè, per chi fosse all'ascolto e non conosce le persone in causa. Sto parlando di uno dei miei più cari amici della vita. E del suo ano e del suo vibratore. Incredibile come, senza approfondire troppo perché è bannabile e inopportuno, però è incredibile come sia cambiato, come si sia completamente ribaltato nel tempo. Certo, la valenza di certe parole
che parole, in, diciamo, insomma, attitudine, che all'inizio del 2000 erano estremamente diffuse come battuta riconosciuta e non ostile, diciamo, che non aveva una valenza discriminatoria, ok? E noi la usavamo appunto senza nessuna valenza discriminatoria, così apertamente, diffusamente anche, invece adesso è completamente inaccettabile. Ciao Lorid One, grande, grazie per essere qua. Oggi, anche oggi, live inaspettata, perché io non streamo di solito nel weekend e oltretutto oggi sono molto cotto dal compleanno che c'è stato io, che ho fatto ieri, insomma, non ho più l'età, però devo consegnare questo pezzo martedì, se non sbaglio, spero non lunedì, se no, oddio, cioè, credo che oggi lo finiamo, quindi va bene, andrebbe bene anche lunedì. E niente, quindi siccome l'ho portato già tutto in live fondamentalmente, ci stava finire anche in live per vedere la fine del processo. Obiezione. Grazie Walk, in che senso? Ah, grazie gente Walk, ok. Capito. Gli scozzesi hanno rovinato la Scozia. Il numero ero messo perché ero obbligato. Ma andate, la festa di compleanno aveva qualche tema particolare. Tecnazza. Era... Non so tu di dove sei. Sono tornato al Leoncavallo qua di Milano dopo 20 anni, credo. C'ero stato una volta sola a vedere un concerto e ci sono tornato. È un famoso centro sociale qua di Milano, frequentato da queste persone che hanno fatto il compleanno, cioè da questa persona che ha fatto il compleanno, eccetera eccetera, e c'era una bella serata elettronica, prima elettronica un po' sperimentale, poi è diventata techno CH e poi c'è stata anche una ventata, un'oretta di bella tecnona K fatta bene, devo dire, sapeva far suonare bene l'impianto il DJ, è stato bello, ho conosciuto un po' di persone, mi sono divertito, però ovviamente oggi, sai, la domenica mattina. Qui abbiamo quasi finito, eh. Come si chiama il posto? Leoncavallo. Credo centro sociale, CSA, centro sociale autogestito, qualcosa del genere. Comunque Leoncavallo, famoso a Milano, cioè proprio nome storico, che prima era vicino a via Leoncavallo e si chiamava per quello, così. Poi l'hanno spostato a un certo punto, l'hanno sgombrato, scontri, io ero piccolo. Si è spostato un po' più in là. E ci delizia ancora con ottime serate. Però ho sonno oggi. Leopoldo Cavallo. Mamma mia, Leopoldo. Tu hai mai più sentito? Io so che aveva avuto figlie, che a un certo punto aveva avuto una band, una cover band dei Doors, una bomba. Licatea e Flame. If you know, you know. Quelli che sanno, quelli che non sanno. Ah, Leopoldo era uno in gamba. Comunque, in realtà ci siamo quasi. La basetta è finita e sono molto contento di come è venuta alla fin fine. È bella. Adesso sto facendo sti arzigogoli e adesso li stempero, chiaramente, che così bianchi non vanno bene. Penso di farli solo dietro. Ah, qua anche non l'avevo fatto. Adesso li stempero col rosso. Modo che siano un po' subtle, non super visibili. E poi abbiamo finito e devo dire che mi sembra di essere soddisfatto, cioè meglio, da quello che vedo sono soddisfatto, mi sembra di essere soddisfatto un po', come sempre quel mio amico Gogo. Se n'è accorto così? Sembra che se ne sia accorto. Una roba, questo è un aneddoto da D&D, in pratica ve lo racconto.
erano ospiti di questo lord in questa città per risolvere un problema che durava da tempo, di una peste eccetera, non si capiva come mai c'era questa peste eccetera, ed erano ospiti e anche agenti, diciamo, di questo lord. Per varie vie traverse vengono contattati dalla fazione, diciamo, che aveva generato la peste, devono decidere se andare o no, e per farlo però ovviamente devono cercare di ingannare il lord in qualche modo, perché non potevano certo apertamente pigliare, andare fuori dalla magione e senza una scusa e con la possibilità magari di essere seguiti eccetera, non potevano rischiare. Allora, mentre parlano col lord, il mago decide di fare una specie di ventriloquio con una voce che viene da fuori dalla finestra che dice: venite da soli, venite da soli. Ovviamente il lord era uno di alto livello e tutto quanto, quindi non si fa ingannare, fa il tiro salvezza. E si vede immediatamente, cioè piglia la spada, comincia a camminare con fare minaccioso, gli viene vicino. E questo ragazzo qua, questo mio amico, fa: ah, se n'è accorto? Se n'è accorto così? Sembra che se ne sia accorto. Sembra che se ne sia accorto. E poi da solo, sì, perché c'ho la registrazione, da solo dice: è bella domanda. Sto qua ha preso la spada, sta venendo avanti, sembra che se ne sia accorto. Direi di sì. Momento epico rimasto nella storia. Come prendo la runa, un altro aneddoto del nostro D&D. Io ero il master, descrivo: in questo dungeon c'è una porta, c'è una sala, diciamo, sono nel complesso sotterraneo dove questo culto che ha generato la peste dentro questa città ha la sua base, diciamo, cioè, diciamo, c'è la chiesa, la tesoreria, le prigioni, tutto quanto, tipico dungeon, no? Cioè tipico dungeon di un culto, con quindi anche la chiesa. E arrivano davanti a sta porta, che, spoiler, sarebbe la porta della tesoreria. È un grosso portale in pietra, in legno e ferro, non in pietra, con quella che sembrerebbe una serratura, con un incavo particolare dalla forma strana. Sembrerebbe effettivamente che ci si possa mettere dentro qualcosa per sbloccarla. L'idea è quella lì, insomma. Si guardano un po' intorno, di fianco a questa porta c'è una statua di uno scheletro. Non esattamente umano, quindi dalle fattezze non perfettamente umane, alta fino al soffitto, gigantesca. La esaminano, ha qualcosa in mano, è una runa. Senza pensarci due volte, il ladro: prendo la runa. Attimo di silenzio. No, io che prendo il manuale dei mostri, loro che cominciano a disperarsi, perché chiaramente bisognava fare qualcosa prima, bisognava disinnescare ciò che si sarebbe innescato. Cioè, appena prendono la runa per infilarla nell'incavo della porta per aprire la porta, lo scheletro si anima e parte il combattimento. E anche quello c'ho la registrazione, perché all'epoca registravo tutto. Prendo la runa. No. Piacerebbe rigiocare a D&D con loro. Come siamo qua? Dai, funziona. Mi sembra che funzioni. Non ci vedo molto bene, ma mi sembra che funzioni bene. Sembrano un po' due materiali diversi. Beh, adesso aspetto che si asciughi e poi vediamo. Qui è più saturo. No, lo faccio subito. Gli do comunque un pochino più di saturazione anche davanti, ma solo nelle ombre. Lucidità e saturazione qui. 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 Non tocco le luci, che sono venute bene, però ho bisogno di questo tocco di saturazione qui. Anche perché dietro ho insistito di più. Quindi niente, oggi sono particolarmente tranquillo. Abbiamo anche le musiche di Skyrim, che in realtà erano la norma all'inizio, quando ho aperto il canale, stavo sempre con questa atmosfera qua, molto molto chillosa. Poi ho avuto, in questo periodo sono in fase più psy, mi piace farvi sentire la musica, i vari stili, viaggiarsela un po' quando è chillosa, oppure come ieri che era molto energetica,
ballare magari anche un po'. Oggi invece, per assecondare le mie condizioni psicofisiche, stiamo nel super chill. Sì, dai, ci sta. Ci sta. Manca solo la spada. Manca solo la spada e poi abbiamo finito. La spada, allora, prima do l'aerografata per il metallo. Aerografata in toni blu, toni azzurro blu. Poi riprendo tutte le rune in oro e poi faccio un OSL finale, un object source light, o credo sia object. Comunque vabbè, faccio come se fosse accesa dalla magia rossa. Ah, manca questa fascia qua. Devo passare al bianco. Fare una aerografatina bianca qua per questa fascia dietro la testa che ho dato solo col colore scuro e devo ancora schiarire. Quindi aerografo, metto il filtro al microfono in modo che non siamo infastiditi. Ok. Devo pulire l'aerografo. Il bianco. Uè, bianco. Uè, bianco è una citazione dallo Svarione degli Anelli, che ormai mi rendo conto non sia più diffuso fra i giovani. Passata la sua epoca. Ma perché? Purtroppo come Ramboso non lo conosco. È sempre un ridoppiaggio di quel stile là, di quello stile là. Io mi ricordo Star Wars. Ciuccia. Ramboso non me lo ricordo. No, ma perché fa così? Aerografo non funzionante. In questo momento non dovrebbe sparare il colore, invece lo spara. Se faccio così, distruggo tutto. No, clickbait. Se la so fin di Rambo, prima. Figo. Voglio vederlo. Dai, perché? Mi sa che devo cominciare a pensare di ricomprare la Dulce e l'Ago, e insieme sono un bel 50 eurini. No good. Non ho mai sentito uno così poco rumoroso. Allora, in realtà è molto più rumoroso di quel che senti tu, perché
ho fatto degli sgami con il microfono, cioè quando uso l'aerografo attivo la noise reduction sul microfono principale, cioè sulla fonte principale che viene da questo microfono, e quindi lo nullifica. Cioè se io faccio così, adesso si sente, non dovrebbe sentirsi, aspetta. Non capisco, non dovrebbe sentirsi. Poi però ho messo anche una fonte secondaria che viene dallo stesso microfono più bassa, come se fosse rumore d'ambiente, perché comunque, a parte che ci sta sentire un pochino il rumore che è ASMR, poi fa capire anche cosa sto facendo, come uso il getto, eccetera, eccetera. Ciao Umberto, grande, grazie per essere qua. Va bene, sono molto molto cillino, ho quasi finito il pezzo. Mi sono anche oggi rincoglio live perché il motore intendi, ok. Il motore è un compressore apposta da aerografo che si basa sui, grazie Umberto, finito la basetta, che si basa sui motori da frigo. Lui probabilmente il tuo amico usa gli aerografi quelli grossi, magari da muro oppure da macchina, che ne so, no, non l'aeropenna, e quindi hai bisogno di una quantità d'aria e di un volume del compressore, come si chiama in italiano, della cisterna, diciamo, del compressore maggiore, e quelli sì, ti sfondano, sono quelli che partono e fanno un casino. Il serbatoio, grazie, c'è traduzioni anche, si vede che sono rinco. Preso uno da 60 euro, motore compreso, e non ha serbatoio. Quelli senza serbatoio bisogna lasciar stare, secondo me. Quelli senza serbatoio non sono un buon investimento, perché oltretutto non ti danno un flow dell'aria uniforme, perché che giusto come cisterna, perché quando parte ha uno spunto maggiore, quando poi tende ad avere minor pressione dopo, non è, è una roba da evitare. Devo abbassare un po' la musica. Anzi, torno alle taverne di Skyrim proprio. Ok. Molto meglio spendere un pochino. Peraltro, cioè, tipo su Amazon. Oh, ma ce la fa la musica. Ok. Su Amazon ci sono delle offerte, dei bundle a 100 euro della Fengda, per dire. O comunque di marca Simil Fengda, che è una marca buona. Ah, grazie per il link di Ramboso, perfetto. E bundle con compressore e anche aerografo e un po' di gadget, di oggettistica utile. Quindi assolutamente io direi, se uno deve iniziare, di pigliare quella roba lì. Un compressore senza tank da 60 euro, ne spendi 40 in più, c'è anche l'aerografo, cioè... La spada, dicevamo, che ha fatto il bianco. Grazie mille del link, eh. Poi me lo guarderò con gli amici. Mi farò due risate. Due risate vecchio stile, con i bei ridoppiaggi scemi. Quando hai tempo mi giri in privato il link dell'aerografo in privato, che c'è una mia amica che fa cosplay, lo sto cercando però non se ne intende. Va bene, va bene. Quando vedo poi il tuo messaggio privato, mi ricordo e ti rispondo con anche il mio link. Amazon comunque, quindi anche easy peasy, se hai Amazon Prime poi perfetto. Dicevo, rincoglio live perché ieri c'era sto compleanno e bevuto, tornato tardi, quindi tonk. Fa cosplay in live, ha paura del rumore, ok, ci sta. Comunque vedi, io ho risolto, perché il rumore che a me dava problemi non era quello del compressore, ma è quello dell'aeropenna stessa, anche perché vedi, io ho il microfono qua, porca vacca, scusate, io ho il microfono qua, l'aeropenna ce l'ho qua, fa un casino, cioè, vedi, adesso non si sente niente. Provo a togliere il filtro, cioè non si sente niente, si sente poco perché ho il mic d'ambiente. Adesso provo a togliere il filtro della noise suppression. Senti. Devastante, non posso fare una live così. Quindi io ho risolto in questo modo qua. Nel microfono
Noise Suppression, quella figa RR Noise. E poi ho sdoppiato la fonte utilizzandola come microfono d'ambiente. Non è fastidioso, ti ringrazio, bene, meglio, però io comunque preferisco averlo più bassino, ASMR, così, visto che spesso qua sentiamo la musica, così si sente la musica un po' meglio. E in generale è un po' meno invasivo, preferisco il chill massimo. Comunque bene, sono contento che non sia fastidioso anche senza. Allora, dai. Rush finale. Rosso. Bello cosplay in live comunque. Vedete, qua ho dato una modulazione col bianco. Adesso passo il rosso a filtro e rimane solo dove, cioè rimane più intenso dove ho passato il bianco, e quindi in un attimo ho fatto gli highlight. Faccio la stessa cosa qui intorno, cioè qua, qui però lo prendo a pennello, prendo le singole pieghette. Comunque dai, ci siamo, sono molto contento. Alla fine della basetta sono proprio contento. Mi piace il muro, come è venuto, ha dei bei toni. Una mia conoscente è diventata matta perché gli scattavano in live i giochi. La voce si sminchiava, ha provato a cambiare OBS, ha formattato il PC, ma niente, il problema rimaneva. Ho tolto il filtro per rumore di fondo e si è risolto tutto. Ci sta, perché alcuni filtri sono pesanti sulla CPU. E poi ci sono cose strane. Anche a me lo faceva, per esempio, a un certo punto ho tolto il timestamp dalle fonti audio, che serve in teoria, però non sempre è necessario, insomma. Serve per syncare l'audio e il video. Però in qualche modo anche a me sminchiava tutto. Poi intendiamoci, io continuo, lo dico continuamente, continuo a ripeterlo, la tecnologia qua dello streaming, i programmi sono veramente acerbi. OBS, per carità, è un programma open source e tutto, però lo usa tanta gente ed è veramente malfatto, cioè ha sempre un problema, si sminchia tutto anche se non fai niente. È iniziato a dare i problemi dopo 9 mesi che non cambiava setting, preciso, cioè sto dicendo la stessa cosa. Non fai niente e il giorno dopo va tutto male. Ma cioè, al posto di potersi concentrare sui contenuti e sulla stream, devi concentrarti a riparare il programma, a rifar funzionare tutto. Allucinante. A me continuamente lo fa. L'altra volta cos'è che non funzionava? Non sentivo più l'audio in cuffia. La palette, la cam della palette non funzionava. Oggi è un altro problema, però sono sempre programmi correlati e protocolli. Non funziona la AquaCam e quindi non c'avete l'acquario. Cioè, o meglio, funzionava la AquaCam, però la doppia istanza del programma che uso per prendere i telefoni a un certo punto si è spenta da sola, così non si è più riaperta, e quindi ho dovuto dirottare la singola istanza che avevo al telefono che ho qui per riprendere con la pittura. La cosplay che ti diceva ha finito ora il cosplay di Malenia. Oh, figo. L'ha portata in fiera a Carrara perché è stata invitata, e così ha potuto incontrare anche Sabaku. Figo. L'armatura atomica fa parte di Warhammer? No. L'armatura atomica non è quella di Fallout. Credo che sia quella di Fallout. Non conosco benissimo Fallout, però credo che sia di Fallout. Quelle di Warhammer sono quelle degli Space Marine. Ah, c'era la fiera? Sì, mi avevi detto che c'era una fiera.
Va. L'anno scorso ha fatto quella, ah, figo. Ma grande, se vuoi linkala così poi la seguo, vado a vedere. Tanto te l'ho detto, io ho zero problemi con i link altrui. Anzi, chiunque voglia pubblicizzarsi qui è ben accetto. Ah, non ho fatto lo shout a Umberto Pessa, che peraltro non funziona molto bene lo shout, però lo faccio lo stesso. Andate a seguire anche il mio amico Umberto. Il link qua non va, però se schiacciate sul nome intanto si vede cosa ha fatto. Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise. E poi se cliccate sul nome e fate follow funziona. Ho anche la voce giù oggi, tra l'altro. Ieri non ho preso freddo. Cioè, oddio, un po' ho preso freddo. Però non è per quello. È una certa mandata tipo di traverso la birra. Mi si è strozzata in gola o qualcosa del genere. E basta, mi si è facappata la gola e mi si è abbassata la voce. Ah, l'Instagram. Se volete seguite anche il mio di Instagram. Punto esclamativo Instagram. Tanto vado a vedere. Allora, ok, siamo al punto in cui intanto devo fare... Cos'è? Consenti, sì, consenti. Ariadne, ma credo di averla già... Forse la seguo anche già, Ariadne. Minchia, che bomba! Che figo sto cosplay. Bello, fatto bene. Grande, brava. Bello. Anche molto carino. Ah, eccolo qua, quello di Malenia. Bomba. Fighissimo. Beh, anche infatti 500 like, ci sta. Andrò a trovare. Come ti hai? Sì, mi dice la pagina e risponde. Ah, giusto, giusto, perché qua non l'ho aggiornato. Aspetta che lo aggiorno dal bot proprio. Perché per avere coerenza dappertutto... comments, per avere coerenza di nome dappertutto ho tolto i punti, quindi Chaos Order Arts senza punti, però qui non l'ho ancora aggiornato, quindi Instagram edit, ecco qua, Chaos Order Arts submit. Adesso provo a rifarlo. Mi uscire strano. No, è il link che è rotto proprio. Adesso dovrebbe funzionare. Chissà se l'ho aggiornato nella mia pagina principale. Andiamo a vedere. C'è l'amica che ha fame, è venuta qua a farsi sentire. Allora, channel, vabbè che devo fare, così lo risolvo subito, non so se la sentite che fa miau. Anche qua è sbagliato, ma sono pazzo. Sono pazzo. Ce l'ho sbagliata anche sul canale.
non l'ho aggiornato, sono scemo duro proprio. Siete ancora e dolci come sempre dei poveri comunisti. Sono spaventato. Oh, ciao peggiore. C'è uno shout anche al peggiore. Sono spaventato. Com'è che faccio? Aiuto. Ti devi spaventare. Ti devi spaventare. Com'erano? Troppo forti? Perché ho cambiato il volume. Andavano bene? Vi è andato fastidio? Com'è che faccio? Content? Come faccio a... Adesso ti faccio... che bella l'animazione, che saluti. Vanno bene, ok, grazie Lori. Dov'è settings, channel? Come faccio a cambiare i link? Aiuto, non so fare le cose. Channel, moderation, channel. Username, ok. Instagram, ok. Edit, dai. Chaos, order, arts. Senza puntini. Sono scemo duro. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Poi adesso faccio lo shout fatto male perché ho il bot che è rotto. Andate a trovare anche il mio amico il peggiore, che mi spara senza i cuoricini. No, non andate a trovarlo perché non ho messo il cuore. O comunque fa troppo ridere la clip. L'altro giorno ho fatto una clip nel canale del peggiore. Hot pussies. Credo. E poi mi fa morire che dopo dice credo. O qualcosa del genere. Comunque dopo aggiunge una cosa ed è lì la geniale, il genio. Comunque dai, non devo perdermi così nel finale. Ci siamo quasi. Oltretutto vedo sempre meno bene. Non vedo bene. Problemi agli occhi, ve lo dicevo. Si può mai essere sicuri su Instagram con tutti questi filtri? Ma forse non ho capito. Però clip fantastico. Lo voglio l'audio hot pussies. Con la pronunzia denunzia. Allora dai, colpo di coda finale. Sono stanchissimo, sono devastato. Ah, che siano effettivamente hot pussies. Ok. La mia amica qui sicuramente è una hot pussy. No, non è hot. È solo una old lady. Se vi piacciono le granny, prossima live in braille. Tra l'altro, ecco, un'altra roba figa di quella clip, peggiore, è che quando proprio fai la pronuncia hot pussies, la musica sotto di Cuphead ha uno schizzo, diciamo, si alza in tonalità, e fa super ridere. Allora, colore d'ombra, intanto. Sembrava scriptata. Ma veramente bellissima clip. Cioè me lo dico da solo perché l'ho fatta io. Ma onestamente bellissima clip. I'm the top clipper. Oggi comunque sono molto tranquillo perché sono provato da ieri sera. Ho anche la voce un po' giù. Forse l'ho già detto quando c'eri anche tu, non lo so. Quindi non sto parlando tantissimo, però ci sta, è molto 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 chillina. Non so quanto possa essere gradevole per un ascoltatore, perché non mi sente quasi mai, quindi ha poco senso anche star lì. Mi guarda, va bene, però... Se uno non è strettamente interessato alla pittura delle miniature ha un po' meno senso. Però. Si vede? Sì. Per l'aerografo, per l'ASMR.
Dico la verità, non vedo l'ora di finirlo sto pezzo. Non mi sono troppo divertito. Troppo brutta la scultura. Sì, infatti, manca pochissimo. Resistisca. Poi effettivamente vedo molto male, raga. Squadra dell'occhio, un po' una grana. Ok, finito. Adesso faccio la ripresa del bordo metallico, poi dipingo le rune d'oro e poi faccio il glow rosso della magia e poi siamo a posto. La magia. Così tutto il pezzo gira su un intrico, un gioco di rossi, azzurri e bianchi e oro. Si richiamano tutti. Poi devo pulire per bene la duse qua dell'aerografo, perché sta facendo cose pazze. Secondo me però ormai è rotta, è tanto che non la cambio e probabilmente ha qualche micro crepa, quindi non tiene più tanto bene. La duse di questo aerografo costa 25 euro, è un cosino di ottone. Incastrato. Ok. Questo è un aerografo era di fascia alta. Non so se adesso ci sono scelte ancora più costose. Però d'altra parte, essendo uno strumento di lavoro, infatti i soldi sicuramente ben spesi. Guarda, solo il puntale fatto così, che mi permette di andare a pulire con estrema facilità, volendo anche con le dita, così. Se no, comunque, vado veramente facilmente col pennello e il diluente. Vale il prezzo del biglietto, a lungo andare, perché è tutto tempo risparmiato. Tanto tempo risparmiato. Con i colori acrilici, così. Bisogna proprio sviluppare l'automatismo della pulizia della punta, perché si sporca continuamente, proprio continuamente, e quindi devi continuare a pulirla. Prima c'hai l'automatismo della pulizia, prima sei efficace. Quante ore di utilizzo? Quante ore ci ho fatto? Chi lo sa? Ma tante. Credo averlo preso nel 2017 o 16 o 17. No, non mi ricordo. Sarebbe interessante fare i calcoli di quanto dipingo, quante ore, perché ci sono periodi in cui dipingo di più, di periodi in cui dipingo di meno, sono meno costante. Ho notato che, cioè, non è una questione di costanza, è una questione di del fatto, diciamo, che ci sono periodi in cui sono molto tranquillo a livello di altre cose che mi succedono nella vita, e periodi in cui invece devo curare cose importanti e devo per forza sottrarre tempo alla pittura. Quindi ci sono periodi in cui, specialmente d'autunno per esempio, dipingo in maniera molto solida, e anche d'inverno, d'estate invece un po' meno, per esempio, e spesso in primavera ci sono menate da curare. Quindi non riesco a essere sempre costante nelle mie ore di pittura settimanali.
però a spanne. Adesso faccio un conto. No, faccio col computer. Vediamo. Farei a mente, ma oggi non ce la faccio. Diciamo tra le 1000 e le 2000 ore. Pensavo anche di più. Se è 2017, non lo so, però è un conto un po' a cazzo. No, non lo so. Sì, possibile. Tra le 1000 e le 3000 ore. No, beh, poi in effetti non uso l'aerografo costantemente. Sì, diciamo tra le 1000 e le 2000 ore. Perché, cioè, le ore di pittura sono un conto, le ore d'aerografo sono altre, effettivamente. No, non sono poche, però ci lavoro. Cioè, tipo, un guidatore professionale, ok, che è un part-time e tutto quanto, poi lo faccio quando posso. Comunque, tanto per un oggetto meccanico che comunque genera tanti residui. Sì, però prodotto bene, poi non sono residui troppo malvagi, comunque plastichette, gommina, alla fin fine, no? Non sono, diciamo, trucioli di metallo, per dire. Metallo, metallico! Che lavori bene, sicuramente sono stati ben spesi. Sì, di brutto. Di brutto. È come investire, non so, è come per un camionista o per un autista investire su dei buoni device per sedersi. Non dico il buon sedile, che quello ce l'hai già, però non so, i cose che fanno passare l'aria per non sudare. È roba che ti cambia la vita. Vai con loro. Vai con loro. Vado. E loro è il peggiore. Poi sai, uno si fa un regalo e ci sta. Il comfort si ripaga da solo, esatto. Poi, capito, diventa anche maggiore produttività. Se dipingo bene, cioè se lavoro comodo, lavoro meglio. Classicone, il pigmento. Madonna, sono anche rintronato. Prima di andare all'altro lavoro che ho stasera, direi che dormo. Mi faccio una dormitina, adesso ho finito il pezzo. Il classico power nap di mezz'oretta, tre quarti d'ora. Lo faccio spesso. Poi devo dire, sono anche invogliato dal fatto che la mia amica ama molto che io faccio il power nap e mi viene sopra, cioè mi viene addosso addirittura, o mi si piazza addosso, o mi si piazza comunque a contatto con la pancia, e sta lì a runfare, a fare le fusa, e sento il suo calorino sulla pancia. Peggio gasm, com'è che si chiama esattamente? Il peggian. Ah, ok, pensavo fosse peggio gasm, era più figo. Devo ancora usare l'aerografo? Sì, allora tengo i filtri. Mi è venuta in mente una cosa che tanto vi dico, perché è live 18 più, è solo una battuta, non vuole essere sessismo, eccetera. Prequel. Sto meme, vero Fabri? Sto meme di un tabaccaio e il caption è pieno di filtri, non fa la soccola su Instagram. Adesso arriva la sensitivity mob.
come nella puntata dei Griffin, a farmi brutto. Questa cosa qua l'ho fatta andare, tra l'altro, questo è un aneddoto. C'è stato, ero sul canale di Yora, che è un altro bravo streamer, qualche sera fa, e stava chiedendo agli utenti di linkargli qualche video divertente, ce lo guardavamo insieme. E ho linkato un video che si chiama When the Doom Music Kicks In, quando parte la musica di Doom, ed era su una scena dei Griffin in cui Brian fa una, allora la puntata non l'ho vista, però la puntata dovrebbe essere, Brian fa su Twitter una battuta scomoda e la gente si indigna e comincia a perseguitare la famiglia Griffin, e ci sono Chris e Meg che arrivano a scuola, cioè arrivano, sono a mensa a scuola, della gente gli si avvicina dicendo ehi, il tuo cane ha fatto una battuta inappropriata su Twitter, era solo una battuta, non esistono più le battute nel 2022, una roba del genere. E cercano di non farli più mangiare lì in mensa con loro. Chris si infuria e parte un combattimento e cominciano a menarsi pesantemente, ma proprio, cioè, coltelli negli occhi e ste robe qua. E io ero bevutino, quindi ho pensato fosse divertente. Poi in realtà Yora non ha detto niente, però picchiano tutti in mensa, esatto. Io non ho detto niente, però poi mentre ero lì che guardavo ho pensato, ma non è che magari un po' inappropriata, perché comunque un po' violenta. A me faceva ridere, però magari messa così in live senza nessuno spoiler, magari è inappropriato. E vabbè, questo è l'aneddoto di io che cringio perché incollo la roba agli altri streamer. E poi penso, oddio, no, avrò fatto una figura di merda. Vabbè, la vita va avanti, eh. Non me ne sono fatto una malattia, però. Pensato, ecco, fatto la mia solita figura di me. Figura di niente. Hot pussy. Comunque resta che quel video lì secondo me fa troppo ridere. In generale tutto il filone When the Doom Music Kicks In mi fa molto ridere. C'era anche con John Wick, credo che si chiami quel film. Quello con... ci sono delle scene in cui Keanu Reeves picchia tutti. In generale le scene dove si picchiano tutti e c'è la musica di Doom. Ce ne sta uno con Bart che mi spezza in due, sempre di... sì, immagino di sì. Me lo cerco. Sempre Doom, ma non quel meme lì. Ah, ok. Dai, se lo trovi lo linko. Poi dovrei trovare il modo di catturare facilmente lo schermo per far vedere le cose che mi fate vedere anche agli altri. Ok, che si interrompe un po' il flow della live di pittura. Cioè, il modo facile c'è, che sono io che sono pigro. E però a mia discolpa ho paura di romper tutto, talmente tanti problemi tecnici qua che ho paura a smuovere il delicato equilibrio. Poi sapete un'altra roba che ho notato, che non conoscevo di me e che ho notato riguardando i VOD? Che io mi sfruguglio sempre il naso, sembro un pippomane, giuro che non sono un pippomane, sono sempre lì a... e credo che, non so, mi si sfoghi la tensione, la piccola tensione che posso avere in generale nella vita, mi si sfoghi come prurito al naso, quindi ho sto tic che mi tocco sempre il naso. E siccome poi per scherzare parlo sempre comunque di... faccio le battute sulla droga, eccetera, cioè sembro veramente un maledetto pippomane. Giuro che non lo sono, cioè giuro davvero che non lo sono. Succede quando sono in momenti di tensione la camera accesa mi gratto sempre il naso, vedi? Anche tu sei un pippone. Scherzo. Un pippomaniaco. Carino. Bello. Mi piace.
Ma perché proprio il naso? Può essere, non lo so. Vedi, adesso cioè, ce l'ho wild proprio. E poi ho notato anche che faccio faccio degli strani versi come... Boh, pure sempre che me. Come... Beh, ma io e te, peggiore, abbiamo dei punti in comune nella nostra esperienza di vita esistenziale, diciamo. Ho il tic, ho un certo, uno strano tic di respirazione, diciamo, come quello di Breaking Italy. Non so se lo conoscete, non so se guardate Breaking Italy, vi consiglio di farlo. È informazione con spirito critico e molto puntuale, verifica delle fonti e tutto. Sono, diciamo, un approfondimento quotidiano di due o tre notizie di attualità proposte da una redazione, fondamentalmente. È uno youtuber, però dire è uno youtuber è molto riduttivo. Credo che sia tra l'altro uno dei più grandi di YouTube Italia, perché ha 700.000 iscritti e fa anche le live qua su Twitch, tra l'altro il venerdì si chiacchiera. Io lo amo molto, è la mia fonte di informazioni principale sull'attualità, perché mi piace il taglio che ha, mi piace, mi fido della bontà delle informazioni, nel senso che sono bravi a fare debunking, a ricercare le fonti, eccetera. Ok, da, molto carina la spada, già solo così. Adesso vi faccio un leggero osl e poi abbiamo finito, raga. Oddio, cioè, dico abbiamo finito, io in realtà ho qui un tarlo nella testa, e cioè che i ghirigori dovrei farli anche dietro. Cioè, scusate, davanti. Perché non ha senso che sia solo dietro. Però non voglio toccare sta parte, non lo so. L'ho notato il link, non l'ho aperto perché... E boh. Perché sto parlando e ho paura che parla. Adesso l'ho cliccato, quindi se parte è colpa del peggiore, raga. Se parte è colpa sua e per punizione l'ho andata a follower. Vedo già che c'è, rifiuta tutto, cioè, ecco, è partito. Ok, l'ho fermato. Homer tells Bart about the Doomslayer. Cosa? Che figata. Sono allergico a qualche fluido delle pitture. Non mi capita solo quando dipingo. E non... Non lo so. Non mi capita solo quando dipingo. Comunque dopo me lo guardo, sto già ridendo. Ok, dai, l'ultimo sforzo. Non lo so. Cioè, guardiamolo insieme dopo aver finito il pezzo. Sempre per tornare ai pipponi. Così chiudiamo così. Va bene, ci sta. Devo trovare il modo di catturare. Però lo trovo. Allora, oslettino rosso. Piccolo piccolo. Frezzato? No, mi sono frezzato. Vedete? Toccare le robe. Sempre qualcosa che poi va male. Aspettate. Aspettate che dovrei riuscire a far ripartire. Così vi perseguito con la mia maledetta faccia. Voilà. Volevate liberarvi di me, eh? Ecco qua. Pronti con questo bel rossissimo, bello intenso, figo. Ah no, dicevo, sì, che alla fine mi sa che qualche arzigogolo lo farò anche nella parte davanti del tabarro del cavallo, perché solo dietro non ha senso, sembrano due robe diverse, non ha senso. Però soffro internamente, sono internally screaming. Quel genere di roba che fai alla fine, non stai concentrato e rovini tutto.
quante volte. Poi vabbè, gli errori si recuperano sempre, eh? Non è mai un problema. Però è tutto il tempo che se ne va. Devo assolutamente pulire la duse. Sperando che... Secondo me è rotta, raga. Non tiene più l'ago. Vedete? Non dovrebbe uscire colore così. Invece esce. E questo è un grosso problema per dipingere. Devo provare a pulirla. È un grosso problema per dipingere perché devo avere il controllo. Frase da control freak. Devo avere il controllo. Ci provo lo stesso. Ma dai. No. No, no, non va. Rompo l'aerografo in live, no clickbait. Non va bene. Dai, ti prego, voglio finire. Please. Non so come fare. Proviamo lo stesso, ma rischio di fare dei danni. Posso provare sta cosa? Metto il colore più denso, lascio il colore denso, così si toppa, si intoppa. E mi dà la capacità di controllarlo. Proviamo questo trick. Undiluted. Ma che? Quanto me la sono tirata? Oh, l'aerografo costoso, però funziona, mi fa risparmiare tempo. Maledizione. Quello ci sta, splashare la base di lavoro mi piace. Mamma mia. Dai, che ci siamo. Mento sulla qualità del mio equipaggiamento, no clickbait. Bella Fabri, alla prossima, grazie di essere stato qua. Comunque anche noi siamo in dirittura d'arrivo. Stiamo per venire. Ci sta il terrore di sbagliare. Aspetta. Boom! Secondo me è fatta. Va bene. Va bene la magia. Sì. Va bene. Il terrore di sbagliare ce l'avevo anch'io tanto, specialmente quando facevo un livello un po' più alto, che quindi richiede più perfezione. È un importante limite mentale da abbattere.
aver paura di sbagliare. Io punto spesso quando parlo nelle live su questi aspetti qua mentali, perché fanno veramente la differenza. Io sento tanta gente che si limita nella pittura, nel divertimento della pittura, in quello che fa, che non vuol fare, cioè lascia magari lì i pezzi e non li dipinge mai perché ha paura, quel pezzo è troppo figo, non lo voglio rovinare, eccetera. La paura è un limite mentale forte, artisticamente parlando. È molto più proficuo non avere paura dell'errore, ma sfruttarlo come caratteristica, come punto d'appoggio per fare qualcosa di diverso. Qui sta il chaos order, capito? Mettere ordine nel caos. Hai sbagliato e quello è il caos. Ti è venuto fuori una roba che non doveva stare lì. Al posto di limitarsi, usi quella cosa come se fosse una texture sottostante, oppure ci rivai sopra, lo farei meglio dopo. È molto importante non bloccarsi mentalmente. È la paura dell'irreparabilità, eccetera. È colpa della nostra cultura. In America è il contrario, nessuno ha paura di sbagliare, anzi insegnano che sbagliando si impara. Ma infatti sbagliando si impara, ma anche sullo stesso pezzo. Sbagliare può essere una nuova possibilità. È un discorso molto lungo, e anche il fatto che se sbagli non sei bravo e l'importante è essere bravi. Questa è una roba che c'è tanto nel mondo delle miniature. Non è importante essere bravi, è importante fare qualcosa di bello. Se lo fai lavorativamente, è importante fare qualcosa di bello in un tempo efficace. Bravo o non bravo sono menate mentali, figlie della nostra cultura, ma limitanti. Più uno si libera da sti pensieri qua e più si diverte ed è efficace, e più uno si diverte ed è efficace, più diventa bravo. Per chiudere il cerchio, no? Più è bravo, cioè, che poi alla fine non è neanche quello importante. L'importante è fare qualcosa di bello, divertirsi intanto, e se lo fai di lavoro, essere efficace. È vero, colpa nostra, mi trovi d'accordo? Io nella vita mi sono limitato enormemente per paura di provare e sbagliare, nonostante me la cavo sempre in qualche modo, in qualsiasi cosa. Vedi? Che poi cosa vuol dire bravo? Appunto, che è un bel tratto preciso, che usi bene i colori, esatto. Anche perché il bello è soggettivo ed è relativo. Poi possiamo parlarne. Uno è bravo se... cioè, ognuno pone il suo metodo, no? Suo metro. Per me uno è bravo se fa cose belle per una gran quantità di persone in un tempo che lo rende efficace, diciamo velocemente. Per te uno è bravo se impara in fretta, nel mondo delle miniature uno è bravo se è perfetto spesso. La perfezione secondo me è noiosa anche, cioè nel mondo delle miniature c'è uno stile di pittura che è molto pulito e che secondo me è scarso, cioè ti focalizzi sulla... è classicismo, no? Poi perché il classicismo, il neoclassico, sono stati superati? Perché ci si è resi conto che è noiosa la tecnica e basta. A un certo punto devi rompere quella cosa e fare qualcosa di diverso. Arriva, non so, l'impressionismo, che tecnicamente, quando le vedevano all'inizio, gli impressionisti, cos'è sta merda? Poi invece il valore è venuto fuori dopo nella cultura di quella cosa. L'hanno prima scoperta gli artisti e poi si è diffusa nella cultura. Cioè anche nelle miniature il classicismo, e anche nelle miniature c'è stato proprio quel tipo di passaggio. Ci sono pittori che hanno rotto con un'avanguardia più impressionistica, diciamo, più con la pennellata, il valore della potenza della pennellata anche sul pezzo, anche sulla miniatura, che fa venire fuori i colori, fa venire fuori la luce, il dipingere la luce, tutte cose. Prima invece c'era la perfezione della sfumatura, ma in una luce ambientale noiosissima, una specie di luce diffusa, invece un'illuminazione di direzionale arrivata dopo. Sì. Sporcatura a volte hanno charme, ma certo, la troppa pulizia in queste cose mi dà la sensazione di artificialità, come se fossero fatti in serie senza cuore. Esatto, ci sta. Sì, ci sta, è esattamente così. E poi sono stili, ognuno il suo, ma è importante secondo me un po' di educazione al bello, in un certo senso, al valore della cosa, perché poi diventa che sei bravo quindi vale di più, e invece dovrebbe essere è bello quindi vale di più. Non è importante se uno è bravo, è importante se quello che hai in mano ti piace. Devo dire un'altra cosa, ma me la sono dimenticata.
Ah sì, proprio in questo momento storico, diciamo, del mondo delle miniature, sta andando un hashtag e uno stile che si chiama Green Dark, che è molto basato su sta cosa. Credo che il primo che abbia fatto il Green Dark e che abbia fatto trend sia Roman Lappat, che era uno di Massive Voodoo, vabbè, per chi sa. È uno stile sporco e grimdark è uno dei, termini associati al Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 è grim e dark, ed è venuto fuori uno stile pittorico grimdark che è molto sporco e col tratto e sanguinolento e sporco anche proprio nei colori, nel come applichi, cioè le armature sono tratteggiate e sporche con la ruggine, col sangue addosso, col fango. Ed è uno stile figo, rende bene, non richiede perfezione tecnica, è il contrario, richiede sporcatura, richiede saper sporcare. Tutti fanno le cose uguali perfette senza provare cose nuove, non esiste l'unicità e non si vede nella mano dell'artista, è il classicismo, poi erano tutti uguali alla fine. Cioè va bene pure quelle magari per giocare, ma qui no, parliamo di però non di gioco di collezione. Se a uno piace, poi effettivamente fatto questo giro mentale, se a uno poi comunque continua a piacere la sfumatura perfetta, ben venga. Stile, gusto, va bene, va benissimo. Intanto, scusa, mi metto così faccio vedere il pezzo finito. È finito? No, non è finito. Dai. Devo finire. È finito perché alla fine le arzigogole li faccio. Grimdark e Bloodborne, sì, abbastanza. Solo che Bloodborne ha quel... di estetica non mi piace perché ha quel... tocco seicentesco, Witch Hunter, cioè cacciatore di streghe, con i cappellacci larghi, che mi fa schifo. Purtroppo. Sì, no, certo. I vestiti sono uguali a quelli di un film, in Bloodborne, dici? Rovino tutto all'ultimo, no clickbait, attenzione. Avete sentito l'amici? Da. Carina. Sto per vanificare gli sforzi di una settimana o due. In realtà no. Per ora no. Qua sotto un po'. Deve essere un po' meglio. Tita, non salirmi addosso adesso. Scusate, sto parlando col gatto. Adesso guardo, qua in questo momento sono molto concentrato per sta cosa. Che è di capitale importanza non fare male. Poi guardo. L'importante è che abbiate sentito la mia gatta. È il fondamento della mia ragione di vivere ora. Scusate, tanto che sono in live e comincio a straparlare. Poi ho il faretto lì davanti, non ci vedo da un occhio. Sto un po' stressando. No, vedi? Beh. Ho trashato.
Mamma mia, qua dentro è difficile. Sono nervoso io però. No, alla fine sta vedendo, sta venendo. Lo vedete? Sta venendo abbastanza bene. Che bella che è quella faccina. Quella emote. Andate a seguire il peggiore perché è il peggiore. Se avessi un buon pennello. Recensisco il mio pennello no clickbait. Dai, adesso ci passo il rosso e siamo a Boston. È carino anche così? Però devo integrarlo. Poi abbiamo finito e possiamo vedere i video. Poi posso dormire. No, non lo so, non so cosa farò. Spero di non aver sballato troppo il gioco di luci e ombre. Lo vedremo quando si asciuga. Non sembrerebbe. No, ormai il peggio è passato, tranquillo. Il problema era fare il bianco. Uè, bianco! No, attenzione, rovino tutto. Ok, recuperato. Dai, ultimo sforzo. Si è capito cosa ho fatto? Ho fatto prima una modulazione al bianco. Top! Dopo questa session si vuole degustare il finger food sushi, figa! La peri sushi. Vado con la Zizi, la Franchi. Amo? Amo top! Adoro! Sparatemi. Sparatemi. Non sia mai, eh. Please kill me. Sto perfezionando il mio milanese imbruttito per mimetizzarmi nella mia mano bene e distruggerla dall'interno. Te l'appoggio, fai bene. Capito, te l'appoggio. Fai bene. Morto al falso imperatore. Sto veramente straparlando. Capita anche a voi dopo un po', dopo troppo tempo in live a fare cose concentrative, di straparlare. Dai, ci siamo. Amo, magia magia. Cos'è? Di chi è la cheat? Io l'ultima volta ho cominciato a straparlare dopo 20 minuti. Dai, va bene, funziona. Lo dice una streamer milanese. Ma sì? Di cosa? Cosa streama? Milano, milanesità. È una influencer di milanesità. Di milanesia. Bella, raga. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Tanto vi faccio vedere il pezzo.
di nerd. Streama la foresta verticale, cioè veramente streama la... Ah no, ok. Ho detto male. Questo è quanto? A me piace. Sono soddisfatto del lavoro. Sicuramente lo sa anche il cliente. Soprattutto considerando la scultura com'era. 100% alti elfi, anche come colore, molto molto fantasy. Quando io faccio il Warhammer 40.000... No, questa è da zero. Quando faccio Warhammer 40.000 sono molto più cupo, sporco, faccio gli effetti anche sui metalli, eccetera. Nel fantasy mi piace dare dei colori così, molto fantasy, no? Molto fiabeschi, in un certo senso. Lei sta suonando all'università per fare la parte grafica dei videogiochi. Ah, ok. Il live porta gaming e il venerdì porta un format su come la musica classica mi ha influenzato la musica techno. Ma che figata! Se vuoi, linkala che mi interessa sta roba. Sono all'università per fare la parte grafica dei videogiochi. Cosa fa? Fa lo YED? Per caso? Bella, raga. Abbiamo finito. Mentre mi rispondete a sta cosa, se volete. È vero, è vibrante. Sono contento. Non so se era... Non gliel'ho mai chiesto. Ah, ok. Ci piace vibrare. È anche cambiata la musica e stavolta la teniamo. La abbasso. Troppo. Ok, è vero, è vibrante il colore, sono contento, è proprio quello che cercavo. No, perché sai, vibrante, conoscendo quanto siamo scemi, magari era semplicemente una battutonza. Adesso cerco di farvi vedere il video del peggiore, cioè che ci ha linkato il peggiore. Come potrei fare? Ah, l'immagine, sì. Scusate, oggi sono molto silenzioso, tranquillo. Di solito sono più attivo. Le Pact de Loops. Cosa? Ah, i vestiti, ok. Ok. Allora, devo aggiungere una fonte video, suppongo. Più. Direi Game Capture. Game? No, Window Capture. E la chiamo Firefox. Fondi Tullio. Oh no! Scusate. Un'ispirazione. Ok. Beh, intanto qui ho rotto tutto. Se faccio così, cosa vedete? Vabbè, ce lo vediamo così. C'è roba sensitive? Non credo. Ok, vediamo il video. Un attimo, eh. Il video, poi ci salutiamo. Comunque, il peggiore mi ha fatto rompere la stream, raga. Colpa sua. Ditemi se è troppo forte. Sì, credo di sì. Figo. Tra l'altro quella canzone lì era fighissima. È di Doom 2016.
Lo slow pan mi uccide. Figa, figa, mi è piaciuto. Ok, adesso cerchiamo di distruggere, togliere la distruzione della stream. Voilà. Vai. Possiamo salutarci mentre cerco un ride con effettivamente quella canzone di Doom. Ci sta, mi è venuta voglia. Intanto raga, io vi ringrazio tanto per essere stati qua a farmi compagnia nonostante sia una fucking domenica e io non sia esattamente in piena forma. No, no, cosa succede? È ripartito tutto. Chiudi, ok. Quindi grazie tante al peggiore, a Lorid, a Fabrizzaggi che c'è stato prima e a Umbertone. Se non sbaglio dovevi, Lorid, se vuoi postami pure il canale della tua amica. E sì, dai, consigliami un ride. Oddio, un attimo, guardo chi c'è. Se non c'è qualcosa di veramente imprescindibile, consigliami. No, non c'è niente. No, non lo so. Un attimo. Quando metto la musica. Comunque sì, consigliami pure un ride se vuoi. No, è fortissimo. Ok. Che figata sta roba. Ah, Shizuko. La conosco. La conosco. L'ho anche raidata un po' di volte. L'ho conosciuta attraverso i ragazzi di un pad per due. Non so se li conosci, Lorid. Però guardo un attimo se c'è. C'è Sixth però, raga. Mi sa che raido Sixth perché è sempre molto gentile nei miei confronti e se lo merita. Le mando, è un canale musicale di un mio amico. Copia. Però sì, la conosco Shizu, sto da lei e l'ho anche raidata più volte. Grazie Lorid del consiglio. Bene, tra l'altro avendo questa musica qua è perfetto perché Sixth fa live musicali di musica oscura, spesso metal, spesso EBM, dark wave, quindi ci sta. Anche la versione del tema di Doom che c'è nei titoli di coda è una bomba, non ce l'ho presente. Ok, tanto imposto il raidone a Sixth Undead. Mi raccomando, rimanete, non fate i tarocchi, come diceva un mio amico. Cioè un mio amico, uno che conosco, che è... Come si chiama? È uno streamer. Non mi viene in mente. Dedro. No, questa non è BFG Division, questa è Repentair. E sulle note di Repentair... BFG Division, tra l'altro... Ascoltatevi se volete quella del 2020 e non quella del 2016, che è 100 volte più figa, e già era figa quella originale, ma è 100 volte più figa. Grazie ancora alla compagnia Raghi, e sono contento che ci siate stati per la fine di questo percorso che è stato questo pezzo. Vi abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo presto, grazie ancora. Raidino, ciao ciao.